nel giugno del 2016 è stato finito di stampare il libro Città di Scendrago, scritto da Marco Cavaliere e Antonio Soffioti. Il racconto di un'unica storia, di un bambino, di un adolescente, di un uomo, che accomuna tante vite, quelle della famiglia Soffioti, una storia che inizia a due mani, i viaggi di Genova a Napoli, viaggi serrate, la scoperta di cosa e per cosa si deve combattere, largo cammino verso un ascolto reciproco, le scelte drammatiche prese in pochi minuti. Una relazione sospesa tra buio e luce, densa di sentimenti, capace di arrivare al cuore dell'esistenza del mondo. Una testimonianza profonda e coinvolgente, affrontata con tenacia e accettando con serenità i propri limiti. Questa di Antonio è l'esigenza di una pubblicazione per far conoscere, sensibilizzare, per dire al mondo che ci sono anch'io, non solo io Antonio, ma un uomo. Conoscere è la parola chiave, uscire, dal latino, conoscere insieme, informarsi, reinformarsi, formarsi e riformarsi, una crescita senza fine, una conoscenza della quale nessuno è escluso. Noi abbiamo letto il libro, in questa occasione te ne ringraziamo perché è stata una bella scoperta, è stato molto istruttivo anche per noi, è stato pieno di emozioni. Diciamo che la mattina seguente a quando l'abbiamo letto ci siamo confrontate come se avessimo letto chissà che cosa di magnifico, di qualcosa di grandioso. E quindi noi tre abbiamo formulato diciamo, un po' delle domande da porre ad Antonio per informarci meglio cosa ne pensa lui rispetto al suo libro. Come lui lo vede più o meno dall'esterno questo libro? Diciamo che come prima domanda vorrei chiederti, è un libro che hai scritto a quattro mani, tu e Marco Cavaliere, e vorrei chiederti come mai hai scelto di inserire all'interno diciamo, del libro e quindi chiedere anche a lui di scriverlo insieme a te. C'è un rapporto di amicizia, un rapporto lavorativo con lui, o comunque raccontami un po' questo rapporto con Marco, come è venuta l'idea di chiederlo a lui? Allora, lui è un rapporto di amicizia, poi ce ne vediamo tutte e due fratelli dopo che ha scritto il libro, perché il libro c'è un libro. Il distrutto in mente. Che io ho deciso di farlo scrivere con un'altra persona perché non mi piace scrivere. Io ero un romanzo scrittore che non mi piace scrivere per niente, perché è pure difficoltoso per me scrivere, quindi non avrei avuto la forza e la continuità per scrivere un libro. Cosa che invece, qualità che invece avevano fatto, se non mi avevano già scritto dei libri, quindi secondo me avevano quello che c'era il suo modo di scrivere asciutto e in poche parole lui riusciva a descrivere cose più importanti. Quindi per queste sue qualità sono certo e dico che del nostro appello. Senza di lui il libro non sarebbe stato così efficace. Diciamo che ti sei fidato giocamente della sua scrittura, della sua qualità appunto di scrittore, e ti sei dedicato a lui, hai raccontato tutto ciò che potevi. Se lui si definisce chi c'è ieri nel caso di umano, io per questo che non servivano delle qualità che andavano sfruttate. Ma vi conoscevate già prima del libro oppure diciamo che questo rapporto si è intensificato successivamente e solamente dopo il libro? Ho conosciuto Marco già dai ragazzi di Pali, che scriveva pure degli incontri che esageravo, che poi ho conosciuto soprattutto grazie a un ragazzo del Razzavale che si chiama Antonio, sono amico, che era che rivoluzionava il suo quartiere con dei Prades,
E io ho iniziato a collaborare con lui e con un altro della progettazione di alcune cose, che poi quasi a lui ho conosciuto Mario, Valeria, tutti i ragazzi, e pure Mario, cioè, sono conosciuto per fortuna. Quindi nonostante lui è fuori, ogni tanto vi sentite, quando scende riuscite a incontrare? Sì, continuiamo sempre. Quando lui è qui, come la Santa adesso, è stata 2 settimane, e in più ci sentiamo che continua. Poi come mezzi che ci sono adesso, pure più facile. Esatto. Va bene, allora la mia domanda finisce qui, ora passo la parola a Cristina che ti vorrà un'altra domanda. Allora, innanzitutto volevo sottolineare il fatto che leggendo questo libro la parte che mi ha colpito di più e che forse mi riguarda in prima persona è quando hai parlato del come ti sei posto alle problematiche forse più degli altri che due per quanto riguarda l'educazione fisica a scuola. È certo che comunque io insegno educazione fisica, mi rendo conto come la giorno comunque come te, cioè non sono né la materia che deve adattarsi a te, quindi il fatto che comunque ti volevo estraniare dal fare educazione fisica e poi tu invece hai capito che c'è niente di diverso a integrarti in un gruppo comunque tra virgolette di normale, perché poi alla fine normale non siamo nessuno. E la domanda che ti volevo porre io era qual è il messaggio che tu un anno fa volevi dare attraverso la scrittura di questo libro? Questo è il messaggio che non voglio fare ancora molto più di me. Con la vita è possibile viverla bene anche se si abbia disabilità grave come portava me. Anzi, la gravità della disabilità c'è una pensata ancora di più. Quello che il Signore ci ha dato, cioè che la vita, io l'ho scritto soprattutto per dimostrare agli altri ragazzi con disabilità che avrebbe affetto dai limiti si può vivere una vita nostra e quindi pure calcio e sei limiti. Io cerco di dimostrare ogni giorno questo con la mia vita scelta, la semplice uscire da quello, devo organizzare sempre qualcosa, chiamare sempre il cervello, impegnato in qualcosa. Che questo mi prodotto è questo che dovrebbero fare per questo. E tu pensi che da un anno dall'uscita del tuo libro hai rivisto negli occhi delle persone questo tuo pensiero oppure hai avuto un altro riscontro? Alcuni sì, l'ho visto. Questo è gli occhi di alcuni sì. Però è negli occhi di alcuni che in cui avevo avuto questo. Però poi purtroppo non è servito davvero chi dico andare di capire che possono vivere lo stesso a un campo la disabilità per correre. Beh, non qui per carire le tasse. Però come esco meno per te. Passo la parola alla mia collega. Del tuo libro, la parte forse più di impatto sono le conclusioni, no? Alla fine la tua storia sì, è bella, profonda. E c'è una frase che è, secondo me, importante per fare da fare conoscere agli altri. E tu dici, ciò dimostra che le persone disabili, la persona, disabile non è sempre solo destinataria del volontariato, ma poi deve fare volontariato in prima persona. Purtroppo, nel 2017, la disabilità, questa parola, è ancora un tabù. E tu stai cercando in un certo senso di combattere questa visione che può essere negativa o positiva e dare una nuova interpretazione, ecco. E mi è piaciuto tantissimo nel tuo libro il fatto di aver sottolineato le varie situazioni,
nella quale tu fai parte, sempre i passi, Fish, il girasole, alla quale hai devoluto tutto i soldi del tuo libro. Ed è una parte importante perché, come te, tante altre persone sono aperte di questa abilità. Quindi l'importante è che oggi al video Pride proprio evidenziare questa conoscenza, conoscere, non essere ignoranti di fronte anche alla disabilità, che è un ambiente poco conosciuto forse. Quanto è importante proprio da questo punto di vista queste associazioni delle quali tu fai parte? Allora, le associazioni sono una parte integrante che è della mia vita. Io sono che non ho pure trovare, però non riesco a superare, perché anche oggi vorrei fare le cose autonomamente da quello che è la situazione, e sempre che è possibile, perché se avete dei casi che lo rappresenti, te stesso lo rappresenti tutta l'organizzazione con quello che ne consente. Come ha detto lui, la regola, io ho portato gli esempi facendo del welfare generativo, si dice, cioè del welfare non fino a se stesso, che poteva essere una semplice destinatario, mi interessa, praticamente abbiamo la pensione che non sfruttavo per liberare. Io invece, io quello che ho detto, con pensione, sono diverso di nuovo nella società. Cerco di mettere a disposizione degli altri, quindi genero non per essere, non solo per terra, soprattutto per le altre persone. Se un ausilio viene dal caffè, non resta per niente bloccato in casa, ma viene usato di sicuro. Invece ci sono altre persone con disabilità che hanno l'ausilio, per l'utilizzo, pure che ci avvolgono o vengono o lo usano a pieno, e questo è sbagliato. E se invece io cerco di sfruttare a pieno questo, perché deve essere innanzitutto utile agli altri per essere utile a me stesso. Quindi io la mia idea è questa, non potrebbe essere l'altro. Che sia la cosa più bella, no? E una cosa, non lo so, una casualità forse, quello che mi è rimasto dalla tua storia è di tua mamma Vittoria, forse è la rinuncia di Vittoria, è stata veramente bella. E essere qui oggi, essere stato con noi dall'inizio, è un segno indelebile che rimarrà per sempre, perché fondamentalmente penso che tutti noi abbiamo un po' di sensibilità, vedere che tu sei stato davvero insieme a noi. Tutto questo momento, fino alla fine, è già una vittoria per te, ma anche e soprattutto per noi, perché dobbiamo parlare di disabilità e di non avere paura. Quella è la cosa fondamentale, il tuo tassello, il tuo gradino, no? L'hai tolto, però l'hai messo in un certo senso per quanto riguarda la filosofia proprio della disabilità, che è la cosa fondamentale. Hai tolto a Piero, non è quello che era il mio progetto, scrivendo questo libro. Poi mi ricordo tutte e tre perché chi avete conquistato già la prima volta. Ho capito che non delle ragazze che ha di tutto, che è pratica, perché è un paese molto pesante, la disabilità la prima volta. Che questo io lo penso molto, soprattutto nel processo. Curiosità, poi magari se qualcuno vuole porre una domanda nonostante ancora magari. Sì, pure no. Esatto, anche se non ha magari ancora letto il libro, però una curiosità che vuole esprimere o una domanda da fare ad Antonio, ben venga. Ci capisce il bravo. Ci capisce il bravo. Ci capisce il bravo. Io ho una curiosità. Nelle prime pagine dici Marco o ho intenzione di scrivere un libro con te, ho già scelto la foto. Perché? Io diciamo più o meno l'ho intuito dal libro perché tu hai scelto questa foto di copertina. Però perché non lo spieghi un po' a loro che qualcuno non ha ancora letto e magari è curioso di sapere perché chi
è e perché hai messo questa foto? E io a casa mia c'era una mia foto nella mia stanza, una mia foto, una foto di me vestito a mariaccio, che fa la seconda foto in questa. Quindi è una foto che mi è sempre vicina a casa, quindi per questo che ho voluto utilizzare la mail, per poi si vede un bambino che sorride, che è basso. Qualcuno vuole fare una domanda o comunque vuole rivolgersi ad Antonio per qualche curiosità? Comunque qui ci sono libri, come è stato già detto, il fondo è ricavato. Sì, ma l'associazione che diceva solo in più potete acquistare due magliette che ho stampato per ultimo, che serviranno superare, che se qualità. Sono delle paesi che rappresentano, come ho rappresentato, una cosa lì, però sia per il disastro che per tutto il mondo. Quindi ho invito a questa roba paglietta di tutto, perché fare una cosa per loro che per gli altri. Io volevo chiederti una cosa bella che tu hai detto. Nel messaggio di cui hai mandato a tutti per invitare oggi a venire qua, hai scritto: la presentazione del tuo libro è la mia biblioteca preferita. Mi spieghi perché è la tua preferita? Ammetto che l'ha ricordato un sacco di volte questa cosa, la lettera e la diretta il messaggio. Siamo morena, l'ha detto ognuno di noi, l'ha detto troppo bravo. Anzitutto non è tutto argentino. Di testa, perché io non so come si espresso, perché è l'unica biblioteca che ho fatto. Però non c'è il fatto, non è vero, che io non posso sentire mai parlare. Capito, ma ha detto che già il fatto che lui la può frequentare. Non si cede o non può accedere.
dobbiamo chiedere tutte quelle che costruiamo. Laura, la dice tutti che costruiamo. Ma la cosa più bella è stata certo. Io non la posso. Poi oggi con una giornata particolare, visto il signor Antonio che ha presenziato il suo libro, ha spiegato le sue vicissitudini e tutto, c'è da fare veramente e la sua vitalità. C'è solo da leggerlo, da acquistarlo e regalarlo. Volevo solo dire, ora che arriviamo alle conclusioni, se voglio delle conclusioni, nella sala alle vostre spalle, quindi di fronte a me, troverete delle mani che diciamo sono un po' il simbolo di questo Big Pride, come abbiamo fatto notare nella locandina principale. Noi stesse abbiamo cercato di operarci per sistemarle al meglio, perché abbiamo ricreato diciamo, una sorta di appendino. Ci sono dei foglietti con delle mollette dove ognuno può scrivere un pensiero in riferimento alle tematiche che sono l'accoglienza, l'integrazione o comunque qualcosa di accessibilità, esatto, qualcosa che è rimasto di questo pomeriggio insieme a noi e che vi ha fatto piacere. Ok? Se comunque Antonio, sì, esatto, vuol dire qualcosa rispetto al libro, qualunque altra cosa, ma... Allora, quello che voglio dire è ringraziare tutto lo staff della biblioteca, con chi ha letto il sito di Roma, perché vorrei scontare qualcuno, perché in questo luogo mi sono trovato bene fin dal primo momento. Io la biblioteca l'ho frequentata da 4-5 anni. Prima non sapevo nemmeno dov'è. E avevo anche detto la mia vita che cambiava in forza che io, che ho conosciuto tanti ragazzi, che io non sono amico di tutti i ragazzi, che mi hanno fatto servizio civile negli ultimi 4-5 anni, sono tutti diventati i miei amici, li conosco sempre, delle mie iniziative sono fiero di questo, spero che non lo stesso. Sicuramente speriamo di coinvolgere altre volte anche noi in te. E un grazie grandissimo alle ragazze perché in una settimana hanno fatto tutto loro. Sì. Dalle cose più semplici alle cose materiali. Tutto. In modo carino, come l'avete ascoltato questa sera, tante volte gli altri mi hanno detto: siamo davanti a Giacomo. Grazie, certo, non l'hanno fatto. Con molta dolcezza.